Ciao, benvenute e benvenuti nel nostro nuovo episodio. Oggi parleremo di un tema che abbiamo accantonato per molti mesi, l'acqua. Vi portiamo indietro di qualche mese per mostrarvi come ci siamo attaccati alla rete pubblica. In sintesi, la casa si trova qui e l'acquedotto del villaggio laggiù, a una trentina di metri di distanza dalla casa, ma a 10 metri un po' più in basso. Dobbiamo posare una cisterna privata proprio accanto all'acquedotto, in questo punto, dotata di una pompa che spinga l'acqua fino alla casa. Posiamo il contatore dell'acqua e in seguito la pompa. La cisterna si riempie per gravità dalla riserva comunale. Finalmente abbiamo l'acqua corrente. A questo punto possiamo dare l'acqua al nostro orto e soprattutto fornirla per il cantiere. Approfittiamo della presenza della mini ruspa per fare uno scavo nel punto dove verrà posizionato il nostro depuratore biologico, due terrazze sotto la casa. E una traccia dove verrà alloggiato il tubo di dispersione dell'acqua filtrata sulla stessa terrazza. Thank you.
sul fondo della traccia mettiamo uno strato di ghiaia drenante. Sopra questo strato appoggiamo un tubo di dispersione avvolto dentro un tessuto non tessuto, in modo da disperdere l'acqua filtrata lungo tutta la lunghezza dello scavo. Dopo aver fatto qualche ricerca e qualche prova sul posto, ci siamo resi conto che questo tipo di tubo non è adeguato e decidiamo di comprare dei tubi rigidi in PVC. Facciamo un'ultima verifica della pendenza del tracciato, giusto per essere sicuri. In seguito procediamo facendo delle fessure nel tubo. Posizioneremo il tubo con le fessure rivolte verso il basso per fare in modo che l'acqua possa uscire e disperdersi nel terreno.
Infine, riempiamo nuovamente la trincea con la terra. Prima di avere l'allaccio dell'acqua avevamo una piccola riserva d'acqua grazie a un nostro vicino che ci ha lasciato utilizzare il suo serbatoio, altrimenti inutilizzato, che si trova appena sopra il nostro terreno. Questo serbatoio, riempito da acqua piovana e da una piccola sorgente, ci ha permesso di irrigare l'orto durante tutta la scorsa estate, ma con l'inizio dei lavori e le scarse piogge il livello dell'acqua si è abbassato moltissimo. In poco tempo ci siamo ritrovati senza acqua. Vince è dunque andato alla ricerca della piccola sorgente che forniva acqua al serbatoio. Dopo 30 minuti di cammino ha trovato la sorgente e l'acqua era ridotta a un filo, data l'assenza costante di pioggia. Vince ha ripercorso la strada dei tubi e li ha riconnessi laddove ce n'era bisogno, sperando di far funzionare il sistema. Thank you.
Il bricolage è servito, l'acqua passa e arriva fino al serbatoio. Purtroppo al momento non abbiamo quasi più acqua da utilizzare, soprattutto perché durante la primavera il serbatoio non si è quasi mai riempito. Thank you.